nata vuota in tasti braccia, che la caccia non porta caccia fa. Voglia che sta, voglia che sta faccia, addosso i sogni felicità. Napoli, fine anni venti. Vita, vita mia, prima pacqua la via, da giovani a In un cinema, durante la proiezione di Amore tragico, Michele si identifica con la vicenda narrata sullo schermo e uccide la moglie Gilda, che lo tradisce con il suo migliore amico. Sta casa aspetta a te. Scappare. Napoli, quartieri spagnoli, oggi. Rosa vive con la madre Pina e Ricky, l'attuale compagno di lei. Caterina, sorella di Rosa, uccide con due colpi di pistola Oreste, suo grande amore, proprio nel giorno in cui va in chiesa per sposare un'altra donna, Teresa. La prostituta Maddalena assiste alla vendetta di Caterina e da questo gesto trova la forza per ribellarsi alla propria situazione. Uccide un cliente e dopo un ultimo giorno di libertà si consegna alla giustizia. Intanto, in un casolare di campagna, le galline portano alla luce il corpo di una donna bellissima. Definita subito la Madonna delle Galline, viene portata in processione. Ti suona me di melo, o pura suona nata. Mentre tutte le protagoniste vivono le loro situazioni di dolore, ecco arrivare nel quartiere Joel, marinaio della Martinica, nipote del Michele che all'inizio aveva ucciso la moglie. Anche lui destinato ad entrare in quelle atmosfere appassionate. L'esperimento è evidente e non manca di intelligenza. Lo spettacolo, tuttavia, messo su dal quasi esordiente Tonino De Bernardi, stenta a decollare. L'impresa, comunque, non è priva di significati. E un suo valore lo esprime. Resta da vedere quale sarà la risposta del pubblico in sala. Gianluigi Rondi, Il Tempo, 20 novembre 1999. Fonte cinematografo.it. Io me vorria dormire. Appassionate, un film di Tonino De Bernardi, con Anna Bonaiuto, Galatea Ranzi, Yaya Forte, Carlo Cecchi, Roberto De Francesco. Vicina osata tua, nora purì, nora purì.